tanto spazio per la famiglia, per il tempo libero e poi viaggi comodi e confortevoli. E questa è l'anima delle monovolume che qui al Salone di Parigi vengono presentate in pompa magna, a partire dalla Renault Espace, nuovissima in questa nuova edizione, e poi passiamo a BMW Serie 2 Active Tourer, in realtà già presentata da qualche settimana ma che rimane sempre la regina dell'edizione 2014 del Salon dell'Automobile, e poi ovviamente il restyling della Mercedes-Benz classe B, per non dimenticare infine la nuova generazione di Ford S-Max. Pioniere nel segmento delle monovolume, il marchio francese Renault presenta la nuova generazione del suo modello di punta, Espace, che a 30 anni dalla nascita torna sul mercato reinterpretando i canoni delle vetture multispazio, con linee fluide e robuste, quasi da crossover. Il DNA tuttavia non cambia, grande comfort a bordo e la possibilità di trasportare sino a 7 passeggeri, cui si aggiungono tecnologie di ultima generazione e motori estremamente parchi nei consumi. Don't ask me where I'm from. A Parigi BMW punta nuovamente i riflettori sulla Serie 2 Active Tourer, una monovolume di lusso che scardina i canoni della casa dell'Elica, che per la prima volta nella storia rinuncia alla trazione posteriore per uno dei suoi modelli. Dedicata alle famiglie e a tutti coloro che necessitano di spazio e modularità per i propri viaggi, la Serie 2 Active Tourer offre dimensioni compatte e un bagagliaio in grado di contenere sino a 1500 litri di capacità. Particolarmente vantaggiosa la gamma motori, che comprende anche un piccolo 3 cilindri 1500 da 136 cavalli. Entro fine anno l'offerta propulsori si amplierà con altre proposte e arriverà anche la trazione integrale. Mercedes-Benz contemporaneamente rafforza il proprio arsenale con l'importante restyling della classe B, la vettura più amata dal gentil sesso. Lo stile rimane inconfondibilmente elegante, ma la parte frontale si uniforma agli altri modelli della gamma, diventando più grintosa grazie alla nuova mascherina e alle luci diurne integrate nei gruppi ottici. Pochi gli interventi all'interno dell'abitacolo, che si arricchisce però di nuove soluzioni tecnologiche, come il display da 12 pollici e 12 nuove colorazioni per personalizzare l'atmosfera a bordo. Il mondiale dell'automobile di Parigi è stato particolarmente rilevante per il marchio Ford, che insieme alla Mustang, alla nuova Mondeo e al facelift della C-Max toglie il velo alla seconda generazione della S-Max, la grande monovolume statunitense che ora acquista un design atletico con un particolare studio a favore dell'aerodinamica. Non solo, per la prima volta nella storia la S-Max sarà anche proposta con la trazione integrale Intelligent All-Wheel Drive.